grazie Alessandro di aver organizzato qua a Imperia questo pomeriggio di riflessione su un tema importantissimo. Ti ringrazio anche perché dopo tanti anni ci entravo qua da giovane avvocato, rientrarci oggi in un'altra veste mi fa un po' impressione questa sala, ma diciamo che la tensione è come quando si entrava in udienza, perché parlare dell'argomento che è del titolo che hai dato oggi a queste ore pomeridiane lascia sempre le persone che l'affrontano nel disagio di sentirsi poi per la maggior parte delle volte insultati e quantomeno non capiti. Come hai detto giustamente te, la politica in questo momento ha il dovere di portare avanti questioni che attengono per una certa sfera alla sfera degli affetti, e questa non deve essere toccata, perché l'amore che ciascuna persona prova per qualsiasi persona altra, di altro sesso o dello stesso sesso, non deve essere mai messa in discussione. Infatti, come giustamente detto tu, non è oggetto della discussione, perché se un uomo ama un uomo, una donna ama un'altra donna, non c'è assolutamente nulla di male, anzi è sempre meglio amare qualcheduno che non amare nessuno, è sempre meglio amare qualcheduno che odiare qualcheduno. Perché io amo un uomo o una donna ami una donna, non cambia nulla e nulla toglie alla profondità degli affetti e dell'amore che si trova. Ma l'aspetto che invece trattiamo oggi è completamente differente e ha a che fare con la struttura della società. Ha a che fare con la struttura della società e ha a che fare soprattutto sull'istruzione e sulla libertà di scelta che hanno i minori da una parte e i genitori dall'altra. Il problema è che ogni volta che si tenta di approcciarsi a questi temi, come dicevo prima, si viene insultati o, come usa ultimamente, classificati come omofobi nel migliore dei casi. E ne abbiamo avuto la prova in questi giorni, dove si è preso spunto da, come dire, da una lite calcistica per costruirci sopra una montagna di luoghi comuni. O dove, che ne so io, la squadra della mia città, perché è stato lanciato un epiteto alla guardia linea, gli è stato tolto un punto, non perché è stata insultata, ma perché secondo loro l'insulto era omofobo. Queste sono, secondo me, discendenze non giuste, sono storture di una certa idea che purtroppo una minoranza di persone sta cercando di trasferire alla maggioranza degli italiani. Allora è giusto che la politica si faccia carico, a costo di essere tacciata, a costo di essere insultata, a costo di essere messa nel recinto, si faccia carico invece di portare avanti quei concetti generali di società, di famiglia e anche di sessualità che ritiene giusto. Fratelli d'Italia su questo punto è molto chiaro, la nostra leader Giorgia Meloni non perde occasione per dire cosa noi pensiamo della nostra struttura di società, che cosa noi pensiamo della famiglia, che cosa noi pensiamo della sessualità, e Alessandro Casano ha fatto giustamente ha voluto organizzare questo pomeriggio. Quello che vorrei aggiungere in conclusione, per non togliere spazio ai relatori, che ho già avuto occasione alcuni di sentire e di apprezzarne il discorso, è che, come ho detto all'inizio, l'amore è amore. La società per natura è costituita da una famiglia da cui chi ha fortuna genera dei figli, chi non ha fortuna non li genera, ma non possiamo invertire il normale corso della natura. Un figlio ha diritto di avere un padre e una madre, e anche se adottivo ha diritto di avere un padre e una madre. Se Dio non ci dà la fortuna di poter avere dei figli, li possiamo adottare, già fatti, ma l'utero in affitto e l'adozione tra uomo e uomo e donna va contro natura, e noi giustamente la dobbiamo ripudiare. A chi mi dice che è meglio che un bambino abbia l'amore di due madri o di due padri anziché l'amore di nessuno, io ribadisco che può avere l'amore solo di un padre o solo di una madre, e che le insegni come poter crescere nel rispetto della natura che Dio ci ha dato. Buon pomeriggio a tutti.